Salve a tutti e benvenuti su Eleven Step. Eccoci qua con un altro episodio su come creare un brano. Nel video precedente abbiamo visto come ho creato, diciamo, il sound design di questi MIDI bass utilizzati in questo drop. Oggi andremo a vedere tutto il processo che ho fatto con gli effetti. Siamo qua appunto su questo progetto. Ovviamente vi ricordo di vedere gli altri video, tanto per non perdere quello che vi ho fatto vedere prima. Allora, ascoltiamo questo basso, mettiamolo in solo. Ovviamente abbiamo il sidechain attivo, lo disattiviamo per adesso. Perfetto. Gruppiamo questi effetti, basta selezionarli tutti, poi un bel CTRL più G. Così adesso vi faccio vedere che disattivando gli effetti suona così. Un bel po' di effetti abbastanza cazzuti. Guardate che manca questa zona. Attiviamo. Più compatto il suono, ci sono un po' più armoniche, il suono un po' più brillante, un po' più presente e così via. Allora facciamo così, attiviamo e disattiviamo tutto e poi attiviamo uno a uno, così non ci confondiamo. Basta poi premere il tasto 0 e si disattiva tutto. Ho messo un phaser, questo qua sempre quello di Ableton, con una percentuale, un dry wet, ho fatto una sorta di parallela. Con le impostazioni, diciamo, standard, ho lasciato la modulazione, perché questo ci permette di modulare, di dare più movimento a tutte le frequenze. Dà più effetto stereofonico, quindi ho voluto evitare questa cosa perché già ho messo un bel po' di effetti. Quindi 43%, è tutto anche una questione di orecchio, quindi per questo basso va bene così, magari per un altro basso lo sposto un pochettino, sempre ovviamente cerco il timbro che mi piace di più, tutta una questione di provare e riprovare. Poi dopo il phaser ho utilizzato questo rack, ispirato al rack che utilizza Virtual Riot, è stato creato da, non mi ricordo il nome, comunque vi lascio il link per scaricare questo rack se volete. Ecco qua quanti effetti ci sono. Ci sono queste tre macro. Questo sarebbe per dare più stereo. L'ho lasciato a zero perché, come detto prima, se ho già dato apertura con gli altri effetti in precedenza, è inutile poi dare di nuovo, perché appunto distruggerò di più l'immagine stereo. Questa è una percentuale di tutti gli effetti che ho messo qua. Tutti gli effetti sono, diciamo, mappati. Vedete qua, questo è mappato, il dry wet. Vedete dry wet da qua, dry wet overdrive, eccetera eccetera. Più ovviamente lo mettete così, più esageriamo con la quantità di effetti. Ho cercato un buon compromesso, quindi ho messo così. Questo, se io faccio così, questo se ne va a 40, questo se ne va a 40 pure, quello se ne può andare a 30 e quello se ne va a 20. Quindi è tutto un movimento di parametri. Vedete qua più 6, quindi un saturatore. Cerco di saturare, anche per dare più armoniche e per rendere il basso più dritto. Ho messo un OTT, però sempre vedete una percentuale non troppo esagerata. Cercate di ascoltare più che altro. Sì, vabbè, ascolto, vediamo. Questo basso già in partenza ha poca dinamica e quindi cerco di comprimere di meno. Questo basso è già distorto in partenza e quindi cerco di saturare di meno. Quindi è tutta una questione di saper gestire, equilibrare soprattutto gli effetti. In questo rack c'è questo equalizzatore per ripulire questa zona, un ping pong per dare stereofonia, un dimension expander che ovviamente è lasciato così a zero, però sicuramente vedete che io appena faccio stereo, ecco, vedete, è mappato questo parametro qua. Poi di nuovo un phaser, un altro phaser e un'esagerazione di effetto, un overdrive messo a 0%, quindi è come se non ci fosse, un altro OTT, sempre con una percentuale così. OTT mi va a compattare tutti questi effetti in precedenza, poi metto altri effetti dopo, equalizzatore, ping pong, e poi di nuovo un altro OTT per incollare tutti questi effetti. Poi un altro, questo è il preset sempre del multiband di Ableton, serve per ridurre un po' di ambiente. È quasi tutto in parallelo, senza esagerare troppo. Poi c'è un glue compressor che non va a comprimere, vedete, mi dà solamente un po' di volume in più 6 dB, perché tutto quello che abbiamo fatto noi, in poche parole, con l'OTT, con soprattutto con l'OTT, perché va a comprimere, quindi di alzare tutto il volume che abbiamo perso andando a comprimere tutte le frequenze. In questo caso vedete che appunto abbiamo recuperato con quasi più 7 dB. Un altro OTT, quindi in questo rack ci sono 3 OTT, però sono tutti ovviamente regolati con una percentuale diversa. Vedete, questo ha un time diverso, quindi in poche parole, messo tutto così, va a regolare tutto il volume generale per quanto riguarda attack, release, sì, attack e release, ci fa fare una cosa, diciamo, generale. Più lo impostiamo così, tutto a destra, i valori tipo attack e release saranno più veloci, quindi il suono non verrà compresso esageratamente e soprattutto la release, cioè la coda di quel basso, non viene esageratamente alzata. Anzi, messa tutta così può ridurre la coda, quindi se abbiamo, che ne so, messo in precedenza un riverbero e impostiamo così il time, ci va un pochettino a ridurre tutto l'ambiente. Se invece lo impostiamo al contrario, quindi tutto così, va
va a fare l'effetto contrario, quindi va ad espandere di più, perché appunto abbiamo una release un po' più lenta. Quando alziamo poi col volume va a far sentire di più tutto il rumore di fondo, i riverberi, eccetera eccetera. Poi, molto importante, utilizzo quasi sempre un overdrive, perché va a risaltare di più le frequenze medie. È quello che voglio io in questo mid bass. Vedete? Poi un riverbero per dare quindi un ambiente a questo basso. In questo caso ho messo un ping pong con un 7%. Questo invece è un preset chiamato Yo Man. È un chorus più che altro impostato in questo modo, quindi mi rende il suono un po' più massiccio. Un equalizzatore molto importante, perché come vedete io sto lavorando con solamente i mid bass, cioè solamente le frequenze medie. Tutta la parte sotto, quindi tutta la parte bassa, la lascio poi lavorare al sub tagliato fino a quasi ai 100 Hz. Poi dai 100 Hz in giù io gli metto un sub. Questo per ripulire questa zona, perché tutti questi effetti, sì, va bene, fanno suonare il suono un po' più brillante, va a dare un po' di problemi poi nella parte bassa. Vi faccio ascoltare solo la parte bassa. Disattivo questo, vi faccio ascoltare. Ecco, vedete, non è tanto pulito. Quindi cerco di ripulire con questo equalizzatore e poi vado a recuperare con l'altro basso. Io ho messo, diciamo, gli effetti riverbero delay dopo l'OTT, perché se lo metto prima l'OTT mi succede un casino. Oh, poi vedete che ci sono gli effetti, continuano sempre così, non c'è una pausa tra un suono e l'altro. La cosa magica, e che utilizzo quasi sempre, è il gate. Ah, guardate, quando ci sono le pause lui toglie il riverbero. Qua c'è un po' di ambiente, un po' di delay, una cosa minima, sembra che non c'è, ma lo fa suonare quando c'è il suono stesso, e quando ci sono le pause no. Un altro riverbero, questo qua è sempre un preset chiamato long tail, praticamente va a quindi creare appunto una coda lunghissima. Ho fatto delle automazioni, questo poi vi faccio vedere dopo per quanto riguarda le automazioni. E poi un ping pong, anche questo con l'automazione, l'ho utilizzato sicuramente verso la fine. E questa è tutta la mia serie di effetti. Poi duplico questo stesso canale, fate finta che c'è solo questo basso, lo duplico e poi vado a cambiare magari un pochettino il basso, tolgo magari qualche effetto oppure metto qualche effetto in più, faccio un po' diverso. Vedete che poi in questo altro basso qua c'è qualche effetto in meno, vedete? Ho messo questo tipo di riverbero e invece qua ho messo un altro tipo di riverbero. Come vi ho detto negli altri video, il fatto di cambiare riverbero, di utilizzare plugin diversi, ci dà un sound diverso, ci dà un altro tipo di riverbero appunto, no? È come se tu ascolti questo basso, appena parte l'altro basso dai questo contrasto, cioè in ogni caso bisogna sempre dare ambiente. Se non la dai con i mid bass, la dai di più con le voci o con l'arpeggio e synth e altre cose così. Però se tu metti, che ne so, riverbero qua, riverbero là, va a finire che succede un casino totale, poi risulta abbastanza impastata. Una cosa molto importante, questo è un plugin gratuito, installate questo plugin che lo utilizzo quasi sempre, vedete lo metto sul master finale, lo attivo e semplicemente così vado ad ascoltare solamente il side. E così tolgo il side e quindi ascolto solamente in mono. Ma questo mi serve per ascoltare il side e capire tutto il casino che c'è con tutti questi riverberi. Ovviamente a meno che non utilizzate i riverberi in mono, ma non è quasi sempre così. Anzi, sono quasi tutti dispositivi di Ableton, quindi non va a pesare più di tanto. Qua ad esempio ho messo un corpus, una cosa leggera, vedete, con un plate, sempre un dry wet, anche perché poi mettendo l'audio già 7%, ma tutta questa serie di effetti tipo OTT eccetera eccetera, lo converso a 6 dB, mi va tutto ad amplificare completamente. E poi ho messo un arpeggio, quello di sempre di quello di Ableton, senza, ecco, fa schifo. Invece così impostato a un 16esimo, un gate abbastanza corto, perché mi fa una cosa così. Invece se l'avessi messo così, ecco, non si capisce niente. E poi gli steps, praticamente a più 2 significa che fa 2 ottave, quindi va a più 12 e di nuovo a più 12, quindi fa una cosa a più 24. Sul gruppo generale di tutti questi bassi ho praticamente messo un altro rack di Ableton, il filter auto bypass che ho creato io stesso. Quando poi voglio filtrare così si attivano, quindi questo è un rack che utilizzo quasi sempre. Poi un sidechain, che dopo vi farò vedere come utilizzarlo, un ping pong, così vado a fare un delay generale. E poi ho utilizzato questo equalizzatore, così mi va a scavare queste frequenze medie, perché c'era in questo punto, vedete che adesso è attivato, ho fatto un'automazione senza, c'erano troppe medie, quindi ho deciso che in questo punto volevo fare un'automazione per togliere un po' di medie. Per questo video è tutto, io vi aspetto quindi al prossimo video. Come al solito vi ricordo di lasciare un like se questo video è piaciuto, iscriviti pure al canale se ovviamente non sei iscritto, e ricordati di attivare la campanellina così resterai sempre e comunque aggiornato. Alla prossima, ciao a tutti!